Buonasera amici, allora ho appena finito la fase depressione post ritorno in patria, anche perché il tempo è cupo, grigio, insomma un bentornato col botto. Inoltre ho azzardato questa pettinatura perché i miei capelli sono indecenti e guardate la scottatura, non si vede neanche più, si è trasformata in una abbronzatura, forse sono più bianca di prima, cioè sono riuscita a scottarmi e a diventare più bianca di prima, insomma vabbè. Mi manca già la Grecia, anche se il tempo lì era veramente troppo umido, cioè stavo bene, per carità non mi lamento, però troppo troppo umido. E inoltre adesso inizia la settimana, che settimana? Anche di più, detox, perché lì ho mangiato davvero come un animale. Letteralmente come un animale, stavo dicendo, e prendevo tutti i giorni questi maledetti gyros, che sono delle specie di piadine kebab, però 3000 volte più buone. Al posto della piadina si usa la pita, che è il pane tipico greco, e si ha anche molta più scelta nella carne, che è deliziosa, ottima, e si poteva scegliere tra agnello, maiale e pollo, io sempre quello col maiale. Però troppo troppo buono, e anche di baklava, cioè ho fatto proprio una scorpacciata. Ne ho anche portato uno a casa, perché la Nadia me l'ha chiesto. E ditemi se non sono una figlia perfetta, l'ho messo in valigia e gliel'ho portato a casa. Parola chiave del nostro viaggio, sfiga, perché dove c'è Ludovica c'è sfiga. E è stato praticamente un'odissea. Cioè, Ulisse ci fai un baffo. E primo giorno è caduto il telefono di Luciano in piscina e si è rotto. Sì. Secondo giorno abbiamo pure fatto tappa da Polifemo perché Stefano si è accecato, è andata della sabbia nell'occhio e insomma è rimasto mezzo guercio. Terzo giorno ci stavamo organizzando per andare a Creta. Io amo Creta, è dalla prima media che voglio andare a vederla, a visitare questo maledetto palazzo di Cnosso, solo che gli orari del traghetto erano improponibili. Improponibili. Però sono riuscita a stare nei 20 kg della valigia, esattamente 19. Mi sono portata tutta a casa, anche la Nadia, però ci sono stata dentro. Studio prematura in compagnia delle mie Stabilo Point 88. E niente, auguratemi buona fortuna, perché ne ho tanto bisogno. Dopo il lavoro di stesura di tutto il programma vado a prendere, ad analizzare ogni singolo autore, in questo caso Leopardi, e vado a collegarlo con la biografia che ho scritto con le mie Stabilo Point 88, e ribadisco, hanno la punta rinforzata in metallo, quindi non sbavano, e poi con il color code, quindi con un colore unico, vado a scrivermi tutta la biografia in modo tale che la riconosco e sono a posto.